La ringrazio Presidente. È passata ormai una settimana dalla pubblicazione delle tristi notizie sul nostro patrimonio abitativo. Io ci tengo a richiedere nuovamente un intervento dell'assessore in aula, una spiegazione di qualche tipo, dato che la situazione, man mano che viene analizzata, risulta sempre più inquietante e sistemica all'interno della gestione delle case popolari del Comune di Milano. Come abbiamo divulgato, i dati preoccupanti riguardano le morosità. È chiaro che ci sono delle morosità incolpevoli, chi non riesce a pagare, ma ricordo che ci sono anche 5.778 casi di debiti tra i 5 e i 25.000 euro, 1.886 casi tra inquilini e esercizi commerciali con debiti tra i 25 e i 50.000 euro e 687 casi con debiti superiori ai 50.000 euro nei confronti dell'amministrazione comunale, con i tre recordman che mi piace citare, che sono 256.000 euro, medaglia di d'argento 396.000 euro e medaglia d'oro 409.000 euro il singolo inquilino moroso nei confronti dell'amministrazione. A parte il totale preoccupante di 204 milioni, qual è l'elemento anomalo che abbiamo riscontrato in questi giorni? Che dai database del Comune risulta che non li abbiamo mai messi in mora. Noi non li mettiamo in mora sistematicamente. O magari un'azienda che ha 100.000 euro di morosità viene messa in mora per 3.000. Noi in questo modo stiamo perdendo centinaia di milioni di euro, centinaia. 204 milioni di euro solo negli ultimi 5 anni. E la domanda è politica e tecnica. Cosa aspettiamo a mettere in mora tutti questi soggetti, a partire dalle imprese che fanno utile? È una situazione allucinante. E aggiungo un elemento, dato che l'assessore ha detto che molte delle situazioni sono già state effettuate, ci sono degli sfratti esecutivi. Abbiamo verificato sia gli sfratti delle aziende che dall'altro lato i piani di rientro, perché l'assessore ha citato, ma sì, abbiamo già attuato dei piani di rientro. Beh, qualcuno l'abbiamo trovato di piano di rientro. Calice. Un'azienda è stata obbligata a rientrare con questo piano a settembre 2015, un piano che prevede delle rate da 2.000 euro all'anno fino al 2020. Peccato che queste rate siano state pagate solo per il mese di settembre e ottobre, poi non vengono pagate neanche le rate del piano di rientro e in parallelo non sono mai state pagate le rate ordinarie, che ovviamente continuavano in quel periodo. Questa è una delle situazioni che per l'assessore erano sanate. Oppure un'altra situazione incredibile. Database del Comune di Milano, SEPA. Esercizio comunale con 100.000 euro di morosità nel Comune di Milano, sfrattato nel 2013. Tra parentesi, anche questo non messo in mora, quindi i soldi non li recuperiamo quando vanno tra alcuni anni. E cosa succede? Sfrattato nel 2016, nel 2013, si va all'indirizzo della via e si trova il negozio aperto. Questa è la gestione del nostro patrimonio immobiliare? Io credo che sia d'obbligo una spiegazione in aula e subito, in parallelo alla messa in mora di tutte le morosità, a partire da quelle che fanno utili. Mi sembra prima di tutto necessario per il recupero crediti da parte dell'amministrazione di chi può pagare, oltre al fatto che non ho ancora citato dei ricchi con ISEE fino a 98.000 euro all'interno delle case ERP di edilizia residenziale popolare, per cui non serve nessun piano rientro, vanno mandati a casa domani e le case vanno date a chi ne ha bisogno. Quindi, oltre al fatto di recupero crediti, c'è un elemento di concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese che magari stanno in un immobile privato e le rate dell'affitto lo devono pagare. Quindi questa è la situazione. Stiamo ovviamente aggiornando la procura di tutto questo, ma chiediamo che sia informata l'Aula di cosa si sta facendo e se tutti questi soggetti verranno al più presto messi in mora per cercare di recuperare parte dei crediti. Grazie. Sì, consigliere Calise.